Benvenuti al servizio educativo del cultivo del Comune d'Empoli, centro 06. La principale caratteristica di questo servizio è data dal fatto che è un'unica istituzione formativa per la prima e la seconda infanzia, finalizzata a realizzare la continuità educativa tra nido e scuola dell'infanzia. Inoltre si qualifica come grossa opportunità di relazione tra bambini di pari e diverse età e di scambio allargato tra scuola e famiglia e tra famiglie. Il centro 06 è dotato di ampi spazi esterni e interni. Abbiamo l'ingresso e all'interno entriamo nella struttura educativa che accoglie 64 bambini. 64 bambini dal di sotto dell'anno fino a 6 anni per essere accompagnati alla scuola primaria. Il gruppo di lavoro è costituito da 8 educatrici, di cui ne faccio parte anch'io come educatrice, e di 5 operatrici socio-assistenziali e una cuoca. Come potete vedere, questo è il salone dell'accoglienza e quindi vengono accolti i bambini che sono suddivisi nei tre gruppi per fasce d'età allargate, e in questo salone vengono accolti tutti i bambini dei tre gruppi, dalle 7:30 alle 8:30. Inoltre, il tempo di frequenza normale del servizio va dalle 7:30 alle 15:30, con personale educativo dipendente del comune, e dalle 15:30 alle 17:30 il servizio educativo si avvale di dipendenti della cooperativa che garantisce servizi. I bambini si ritrovano in questo spazio per intrecciare relazioni insieme con bambini di età diversa, quindi bambini piccoli, bambini medi e bambini grandi. Venite a visitare la stanza dei piccoli, quella che sarà la nuova stanza dove insieme inizieremo a fare questa bellissima avventura. La stanza è caratterizzata e suddivisa in angoli, quindi iniziamo con l'angolo morbido, dove qui i bambini fanno le prime esperienze sensoriali e dove accedono anche i bambini molto piccoli che ancora non camminano, quindi gattonano. Ci spostiamo nell'angolo della lettura e quindi abbiamo corredata da una libreria dove i bambini possono accedere autonomamente a sfogliare e guardare libri oppure guidati dall'adulto. Abbiamo un angolo cucina corredato anche da materiale che comunque sempre rispecchia le esigenze dei bambini che fanno parte di questo gruppo e quindi riferimento all'età, quindi ci troviamo qui con bambini molto piccoli ed è anche un angolo che prediligono tanto i bambini perché ricordo un po' il vissuto familiare e questo facilita anche molto l'inserimento. Accanto abbiamo anche l'angolo delle bambole, cosiddetto anche angolo del gioco simbolico. E proseguendo abbiamo la stanza dove avviene il cambio. Qui, come potete vedere, ci sono i vasini perché i bambini iniziano poi ad acquisire quell'autonomia che gli permette di fare da soli, anche se ancora non hanno il controllo sfinterico, e in più ogni bambino ha il suo sacchettino personale. Abbiamo anche la stanza del sonno dove troviamo delle pedane che si aprono e si trasformano in lettine. In più abbiamo dei materassini morbidi dove dormono i bambini molto piccoli. Il gruppo piccoli è costituito da 16 bambini
in età 3 mesi 24, seguiti da tre educatrici e affiancate da un'educatrice del servizio integrativo 06 più. I bambini si trovano nel gruppo piccoli e che hanno frequentato per 2 anni il gruppo, avanzano nel gruppo successivo e quindi gruppo medi, accompagnati dall'educatrice di riferimento che li ha accolti al momento dell'inserimento e che ha seguito il suo percorso di crescita. Il gruppo dei bambini piccoli si trova dell'educatrice di riferimento che avanza in questo gruppo, quindi assume quello status sociale di bambino un po' più grande e si ritrova con altri bambini che hanno già frequentato il secondo anno. In questo gruppo troviamo 23 bambini seguiti da tre educatrici. Quindi abbiamo degli angoli molto più articolati e complessi perché i bambini, la fascia d'età dei bambini è più alta, per cui ritroviamo l'angolo sempre del gioco simbolico arricchito dalla compravendita, dove qui avvengono degli scambi e quindi imitano un po' quelle sono le situazioni vissute in famiglia, come la mamma va al supermercato, va a fare la spesa e quant'altro. Abbiamo anche un angolo lettura, dove qui i bambini arrivano per condividere insieme delle immagini, insieme agli amici che comunque già qui hanno costruito delle relazioni significative, e continuando abbiamo anche un angolo, chiamata questa gradinata, dove all'interno ci sono dei cassetti con materiale vario dove i bambini attivano dei giochi individuali o giochi di gruppo e quindi si divertono ad assemblare. Abbiamo all'interno del gruppo della stanza abbiamo una camera del sonno dove i bambini accedono dopo il pranzo e che comunque ha le stesse caratteristiche della stanza dei piccoli. Dal gruppo medi ci spostiamo al gruppo grandi con il gruppo dei bambini che ha già frequentato i 2 anni. Quindi si ritrova nel gruppo dei grandi a frequentare il secondo anno della scuola dell'infanzia. Allora, qui ci troviamo nella stanza dei grandi. Ci sono 25 bambini con due educatrici ed è suddivisa in angoli come l'angolo del gioco simbolico, arricchito sempre con materiale molto più complesso e articolato perché ci troviamo in una fascia di età più alta, quindi già alla scuola dell'infanzia. Abbiamo un angolo del travestimento, dove i bambini si divertono a travestirsi, quindi ad assumere ruoli a loro sempre più familiari o comunque a inventare anche personaggi che si costruiscono nella loro mente, o comunque personaggi fantastici, e in più abbiamo questa bellissima struttura teatrale dove vediamo i bambini autonomamente organizzarsi ad imbastire delle scene in relazione anche a delle storie lette, quindi rielaborano storie lette dall'adulto o comunque anche delle situazioni inventate da loro. Inoltre abbiamo un angolo lettura dove i bambini accedono autonomamente, quindi si ritrovano anche in dei momenti di relax a condividere un libro con un amico o soltanto a fare si intrattengono a chiacchierare insieme. E qui i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, poi a settembre verranno accompagnati dall'educatrice, li ha seguiti nel loro percorso di crescita alla scuola primaria. Qui ci troviamo nel laboratorio del colore,
è dotato di svariati materiali utilizzati per attività espressive, grafico-pittoriche, di manipolazione e altre. Tali attività liberano la sperimentazione creativa del bambino. Abbiamo anche il laboratorio del movimento, ma anche il laboratorio del racconto, allestito anche con materiale di diverso genere, soprattutto legato al movimento, ed è allestito con un tappeto, dei cuscini, dove i piccoli lo utilizzano per le prime esperienze sensoriali, quindi i primi giochi con il corpo, e i bambini più grandi per fare diverse attività motorie legate sempre al corpo e al movimento. Qui ci troviamo nel laboratorio scientifico, arricchito di materiale di diverso genere, dove i bambini iniziano a fare le prime esperienze manipolative, ma è in seguito le prime scoperte legate anche a delle sperimentazioni scientifiche, aiutate anche con degli strumenti che qui potete vedere all'interno di questo laboratorio. Adesso vi voglio salutare davanti a questo logo, che è un logo che hanno realizzato i bambini che negli anni sono passati qui al nostro centro 06, e vi aspettiamo felici di accogliere i vostri bambini e comunque rispondere a tutte quelle che sono le vostre richieste, rispondere alle vostre domande e ritrovarci qui il prossimo anno 2020-2021.